esempio una bella cioccolata. Sono riuscito a bloccare la luce. Bravo. Peter Van Leeuwen. Angelo Gorlini. Luigi Zucchero. Giovanni Carabelli. Xavier Svolf. Sva Kless. Ezio Grassi. Fernando Cavalieri. Gilberto Vignola. Marta Scaringi. Tiziano Cavaletto. Elena Gavleskaya. Francesco Baini. Antonio Occhipinti. Paul Nelson. Aurelio Pedrazzini. Comunque, potete vedere che questa chiesa. Io sono Simone Tino Cedro. D'arte, gli amanti dell'acquarello, e colgo l'occasione di invitarvi a organizzata l'Associazione Italiana Acquarellisti in collaborazione con il Comune e la provincia di Cremona. Spazio che sto offrendo a questa iniziativa eminentemente culturale. Se 2 anni fa abbiamo avuto graditi ospiti stranieri e acquarellisti spagnoli, questa volta espongono con gli artisti dell'AIA, Associazione Italiana Acquarellisti, alcuni fra i maggiori acquarellisti belgi appartenenti a LIBE, che è l'associazione acquarellista belga. E dunque anche a loro, che sono presenti anche una nutrita rappresentanza, va il nostro sincero benvenuto. Sole Torchio, l'assessore alla cultura, professoressa Denis Spingardi, qui alla mia sinistra, per aver messo a disposizione con estrema convinzione questa chiesa tanto cara ai cremonesi. Essa, lo dico per chi non vive nella nostra città, è famosa tra le altre cose per racchiudere un affresco molto controverso nella navata di sinistra, che è quella alla mia destra. C'è infatti rappresentato un adoratore della luna, quindi una forma di adorazione pagana in una chiesa cristiana, motivo per decenni di una certa controversia. Un grande progetto che ha una caratteristica biennale assieme al Comune di Cremona, e quindi do il benvenuto a nome del Presidente Torchio e anche dell'Assessorato alla Cultura. Abbiamo condiviso sicuramente il progetto mettendo a disposizione questo splendido contesto che è lo spazio di San Vitale, che è uno degli spazi significativi della città, che ha un patrimonio, Cremona tra l'altro, storico-artistico di prim'ordine che avrete modo poi di visitare. È un'azione italiana acquarellisti che diventa punto di riferimento prezioso per tutti coloro che amano l'acquerello, la tecnica dell'acquerello, dove l'elemento indissolubile è l'acqua assieme al colore, che diventa momento prezioso anche per sottolineare la valenza poetica della tecnica dell'acquerello. Io auguro a tutti voi una buona permanenza in città e lascio la parola all'assessore. Grazie assessore Bigardi. Come detto, lasciamo la parola adesso al professor Gianfranco Bernieri, l'assessore alla cultura del Comune di Cremona.
intervenuti così numerosi a questa inaugurazione. Il fatto che siete così in tanti dimostra l'interesse per questa iniziativa e la qualità della medesima. Probabilmente molti cremonesi, memori del successo della prima edizione svoltasi nel 2006 delle note da querello, ebbene hanno deciso di onorarci della loro presenza. Vi porto i saluti dell'amministrazione comunale di Cremona, del sindaco professor Giancarlo Corada e ovviamente i miei personali. Diceva prima usata per queste cose. Io do il benvenuto ai signori, agli artisti dell'AIA, molti dei quali probabilmente sono a Cremona per la prima volta, e ai nostri ospiti stranieri dell'associazione. Concludere questo mio breve intervento con una poesia di Nerman Hesse intitolata proprio Acquarelli, quindi più in tema di così. Un giorno scoprii una gioia tutta nuova, incominciai già quarantenne tutto a un tratto a dipingere. Non che mi ritenesse un pittore, sia chiaro, o che lo volessi diventare, ma dipingere è meraviglioso, rende più lieti e più pazienti. Non si hanno le dita nere dopo, come nello scrivere, ma rosse e blu. In effetti Hermann Hesse ha colto, io credo, un'essenza particolare della pittura e della pittura ad acquarello in modo più preciso. Al presidente dell'Associazione Italiana Acquarellisti, dottor Giovanni Carabelli. Buongiorno a tutti, grazie per essere arrivati. Un saluto particolare agli amici belgi che da lontano sono arrivati fin qui e ci onorano. Non voglio dilungarmi sulla storia dell'AIA, chi è interessato prende i cataloghi all'ingresso. È una storia costellata da tanti successi. Una storia lunga perché quasi 35 anni fa è stata fondata l'AIA, l'Associazione Italiana Acquarellisti, e da allora si è percorsa molta strada, non solo in Italia, ci si è allargati all'estero. Oggi vorremmo ricordare due grandi pittori che 10 anni fa diedero inizio a un'idea, quella di unire le tecniche, la cultura e il piacere per l'acquarello a livello europeo. Certo, 10 anni fa queste due persone erano piene di dubbi, però decisero di fare questo e effettivamente fu un discorso vincente. Oggi le CVS, European Confederation of Watercolor Societies, conta 12 associazioni europee con quasi 5.000 acquarellisti iscritti sparsi per tutta Europa. Grazie a loro si è arrivati a questo successo. Vorrei chiamare adesso qui vicino a me Angelo Gorlini. Piet van Leeuwen. Angelo Gorlini è sicuramente un grande maestro, uno tra i più bravi acquarellisti a livello italiano. Ha una grande scuola, da molti anni insegna ed è noto a tantissimi acquarellisti italiani. Piet van Leeuwen è un personaggio, scherzosamente potrei definirlo, dalla doppia faccia. È un grande acquarellista, ma è anche un grande scienziato. È un fisico, insegna a Pisa, fa ricerche. Ogni tanto dobbiamo dire che qualche cervello ce lo portiamo anche noi in casa, non li esportiamo solo. Quindi allora, in forma di ricordo e di riconoscenza, l'AIA
vuole dare una targa per ricordare l'avvenimento di 10 anni fa. Prego. C'è l'altra targa anche per Angelo. Credo un riconoscimento dovuto da parte dell'Associazione Italiana Acquarellisti, che ho l'onore di rappresentare, e per finire devo ringraziare la provincia che ci ospita in questa splendida sede, il Comune di Cremona, devo ringraziare anche l'assessore che con noi è stato di una disponibilità unica, devo ringraziare il dottor Fappani che è stato il promotore e l'esecutore di tante cose, però permettetemi di ringraziare anche il nostro vicepresidente, Luigi Zucchero. Grazie e buona visita, a seguire ci sarà anche un piccolo rinfresco. Bene. Allora, gli alti dietro e un po' meno e diversamente alti davanti. Professoressa, venga, venga. Eccoci. Ci siamo tutti? No, un attimo. Bene, come si fa in città con i ragazzi, non ci alzi la mano. Un attimo che mancano i belgi, un attimo. Va bene. Grazie a tutti e viva l'acquarello. Oggi sono super pronta, però durante la settimana vengo a vedere la mattina. Allora ripeto, gli acquarellisti qua, perché mancavano diverse persone che erano nelle levate laterali. Grazie. Aspetta che sei piccola, non mi guarda. Ok. Dai, siete fuori. Dai, grazie. E si tengono tutti a fare la foto con lei. Bene. Anche gli altri acquarellisti prego di venire. Ok. Bene. A posto? Grazie a tutti ancora.
risolto. È stata recuperata e in anni passati purtroppo è stata utilizzata. Io spero che tutti voi sarete con noi. Naturalmente, ecco, oggi pomeriggio alle 15:45 abbiamo l'apertura della mostra collaterale alla sala del Corsino, dove avremo in mostra una serie di opere fatte da artisti comuni. Come sapete, crediamo che il dialogo sia la modalità migliore per raggiungere la nostra iniziativa, una mostra nella mostra, dove iniziative culturali di vario tipo siano allargate proprio per garantire la massima visibilità a questa nostra mostra. Io rimango a disposizione per eventuali domande. Ma anche io, sai, tutto voglio vedere.
sai, non è che... Le macchine? Qualche macchina? Lascia ritornare, va. Fa brodo. Cioè in questa libertà, no? Cioè, non è facile acqua e colore eccetera eccetera, ma quello che voglio trasmettere è questa libertà che l'acquarello ci consente, no? Questo giocare in assoluta libertà con acqua e colore, divertirsi, ecco questo, l'acquarello, sì. Ed è una sicurezza, anzitutto bisogna vincere la paura dell'acqua e del colore e vincere il fatto che bisogna fare un acquarello bello a tutti i costi. Cioè io non mi sono preoccupato, nonostante siete tutti davanti, di fare un acquarello, no, è chiaro che se poi mi viene bene sono anche contento perché faccio bella figura, no? Cioè questo è un dato di fatto, però la mia preoccupazione era, cioè non era una preoccupazione, era quello di essere libero, di trasmettere questa libertà, no? Che è l'essenza, molto bella, essere la libertà, no? Cioè non dovete partire con l'intento di fare un acquarello bello. Quelli che hanno preso per cui si ha messo insieme lei così. Sì, sono partito chiaramente da un gruppo parato, si è bruciata, poi ci messo un po' di vino, lì erano altri soggetti, però ripeto, al di là del risultato che non sono massimo.
marginale. Un morceau de paysage dans les Vosges, en France. Hein? Je mets toujours le fond de, le fondement. Una carta sapete, c'è il colore, sur H. Ah. Et H, c'est meilleur pour moi. Je n'ai pas assez de papier de ça. Je peux dire quoi? Tu vois, je commence à laisser couler. Ce n'est rien. On a là la nature. Hein?